tutti Gialicorni e benvenuti in un nuovo video. Non ce la farai mai, Giali? No, non ce la farai. Questo è un video dedicato ai miei tatuaggi. Come vi avevo promesso nel video con il mio tatuatore che vi lascio qui sotto, finalmente vi dico il significato dei miei tatuaggi. Prima di tutto, appunto, vi rimando a vedere il video con il mio tatuatore, perché comunque è lui che ha fatto tutti i miei tatuaggi, tranne uno. E in questo video vi dirò il significato, se fa male la posizione. Vi lascio i recapiti dove potete trovare il mio tatuatore, perché se volete fare un tatuaggio, siete di Milano, siete di queste zone, vi consiglio vivamente di andare da lui, perché ho avuto già una brutta esperienza con un tatuatore della mia zona. Appunto Patti mi ha rifatto il tatuaggio. Ma non perdiamoci in chiacchiere e incominciamo. Il mio primo tatuaggio è stato l'unico tatuaggio che non vedete originale, in quanto Patti l'ha ricoperto ed è il nome di mio fratello sul polso. Quando l'ho fatto avevo all'incirca 16 anni, era l'anno dei 17, comunque sono nata a dicembre avendolo fatto inizio anno, e comunque 16 anni. I miei sono sempre stati d'accordo con queste cose, non sono persone che mi vietano di fare tatuaggi, ovviamente non voglio che mi tatui Gialissa in fronte, perché Yari è il nome di mio fratello. Yari appunto è la persona più importante della mia vita, e quindi il primo tatuaggio per me ha un significato simbolico più forte. Non sono una di quelle persone che dice no, devi farti un tatuaggio perché deve avere un significato, no. Se io vedo un cactus mi tatuo un cactus perché mi piace, ma secondo me per iniziare devi avere un tatuaggio che veramente ti senti di fare. Appunto Patti me l'ha rifatto in questa maniera, che quello prima era veramente brutto, non si poteva veramente né vedere né sentire quel tatuaggio brutto. Qui non fa male, sul polso non fa assolutamente male, dolore da 1 a 10 5 è come se una matita vi perforasse la pulamina, vi perforasse la pelle. Fidatevi che non fa male in confronto agli altri. Questo qua l'ho fatto insieme a quell'altro che vedrete dopo a luglio del 2015. Questo cuore con questo no dentro, perché allora dovete capire che io questo tatuaggio non ha un vero significato profondo e simbolico. Io sono un amante dei cuori, a me piacciono tanto i cuori. Appena ho visto questo cuore online mi è piaciuto molto per il fatto che era tondo ma era anche stretto, e mi ha subito ispirato. Avete presente quando vedete un'immagine e vi sentite in sintonia? Io con questa cosa molto semplice mi sono sentita in sintonia, come se questo cuore o in un certo senso rappresentasse la mia persona, perché il no è scritto in rosso dentro. Il no per me è una parola che amo, a me piace come suona la parola no, cioè io amo dire no. Poi ho qualsiasi cosa che mi dicono di fare, io sono tipo no, il no rappresenta la mia vita, il ma è una gioia, no. È scritto in rosso perché per me risalta di più, e il rosso è anche il mio colore preferito. E poi mi piaceva l'accostamento, un cuore che ti sembra comunque una personalità carina, gioiosa, con il no che ti sembra un po' più dura, un po' più pugno di ferro, braccio di ferro, braccio di carota, esatto. È un po' come se rappresentasse me. Il tatuaggio che vedete adesso in l'altra posizione l'ho fatta sempre lo stesso giorno, ed è un bambino con un cuore in mano con una X rossa sopra. È stata una mia idea, questa non l'ho vista in nessuna parte, mi è proprio uscita di mente. Volevo farlo innanzitutto molto semplice, a me piace lo stile così, semplice, schematico, che va dritto al punto. Volevo un bambino stilizzato perché io innanzitutto non sono capace di disegnare, quindi cioè, anche se non lo disegno io, non me lo tatuo io, volevo comunque qualcosa che rappresentasse me stessa e il mio modo di vivere, di vivere. Io non sono capace di disegnare, quindi mi è piaciuto un disegno così, come se l'avessi fatto io. Il cuore rappresenta appunto la fiducia verso il mondo, verso gli altri. Vi ho detto che a me piace il cuore con la X rossa, un po' come se riprende quello tatuaggio di qua. Non gli ho fatto gli occhi perché secondo me gli occhi in questo tatuaggio non hanno un significato particolare, perché quello che riguarda è il cuore, e il cuore è la bocca di un bambino triste. Questo tatuaggio è dedicato a mio fratello. Per me questa è la rappresentazione di mio fratello, che appunto, come potete vedere, qua c'è il nome di mio fratello, l'ho fatto nella stessa posizione. Più di così non vi posso dire. Qua fa malissimo, cioè veramente fa malissimo. Adesso non me lo ricordo, so solo che mi ricordo che diceva che faceva un gran male, quindi vero. Poi troviamo questi altri due tatuaggi, che in realtà sono due e mezzo, nel senso perché
Il coltello con la frase, volevo farmi il coltello di qua e la frase di qua, ma in realtà dopo ho visto che simbolicamente stavano meglio tutti su un braccio, però hanno due significati un po' diversi anche se sono messe insieme. Io nei tatuaggi li considero unici anche se hanno un significato un po' più a grande respiro. Incominciamo con la frase. La frase è "True friends stab you in the front". È una frase di un gruppo musicale, dei Bring Me the Horizon, non so mai pronunciarli, sono il gruppo preferito della mia migliore amica, e la canzone appunto è True Friend. È una canzone che mi ha subito colpito, da appena l'ho ascoltata a luglio, metà luglio, agosto ad Amsterdam, e subito mi è rimasta in testa True Friend Stab in the Front, che mi è rimasta talmente tanto in testa per talmente tanto tempo che ho deciso che se era così era giusto che me la tatuassi, anche perché esprime la mia idea. True Friend Stab in the Front significa letteralmente i veri amici ti accoltellano in fronte. Se si ascolta la canzone è una frase un po' ironica, perché la canzone è contro i cattivi amici che non si accorgono, che ti accoltellano in fronte, che dicono le bugie in fronte. Però la frase di per sé nel mio tatuaggio è una cosa positiva, nel senso che i tuoi veri amici, ti accorgerai di avere veri amici quando ti accoltelleranno in fronte, cioè quando ti diranno le cose in faccia. Sì, io fronte dico fronte perché me la italianizzo. Poi ci ho aggiunto appunto il coltello, che adesso è ancora in fase di guarigione. Ci ho aggiunto il coltello, che ho deciso di colorarlo di rosso e di farlo un po' più cattivo, perché a me piacciono le cose cattive. Il coltello appunto è un po' come una sorta di auto difesa personale, cioè non solo di difendermi con questo coltello dagli amici cattivi, ma anche di non dare fiducia, di avere la forza di dire di no. La scritta non mi ha fatto male, mi ha fatto male più o meno, forse questi qua mi hanno fatto male un 8, questi un 8, la scritta un 7, ma comunque non è niente di insopportabile. Invece il coltello mi ha fatto troppo male. Il coltello, la parte un po' più sopra, questa qua, la parte della lama superiore, sempre un 7. La parte invece della lama sotto, fino non dove c'è il sangue, mi ha fatto un 8, come questi. Invece il sangue qua giù che cola, 10, raga, 10 malissimo, volevo piangere, volevo morire. Poi troviamo questo cuore qua, che è semplicemente, come sapete io amo i cuori, cioè una cosa più forte di me. Questo è un cuore, un organo, perché io fin da piccola sono sempre stata affascinata dalla biologia interiore del corpo. E sono sempre stata molto attratta sia dai polmoni e sia dal cuore. Mi è sempre piaciuta tantissimo la forma del polmone e del cuore, quindi se mi vedete un polmone addosso, tranquilli, è tutto normale. Ho deciso di fare il cuore perché per me è veramente bellissimo, esprime la vitalità, la vita, la speranza, i sentimenti, l'amore, esprime qualsiasi cosa. Secondo me farlo come inversione di cuore che noi abbiamo esprime al meglio l'amore, l'affetto che possiamo dare alle persone e anche l'amore che possiamo dare a noi stessi. E se leggete c'è scritto "Right Here". Questa è una canzone di Miley Cyrus, che è simbolicamente la canzone mia e della Valentina, la mia migliore amica, che abbiamo detto che era la nostra canzone un 3-4 anni fa, e all'epoca abbiamo detto quando saremo più grandi, quando avremo la possibilità, ce lo tatueremo. Appunto, io me lo sono tatuata e questa è la sua scrittura. No, non me ne pentirò anche quando non saremo più amiche, perché comunque ha rappresentato sperando che siamo sempre amiche per sempre, perché comunque la Vale ha rappresentato un periodo della mia vita che non posso di certo dimenticare. Questo non mi ha fatto male, stranamente mi ha fatto male quanto questo, quindi un 6, qua non fa male, ma poi dipende dall'arcatura, perché qua non c'ho, non so perché, sinceramente. Poi l'ultimo tatuaggio è questo ABBA, che è la prima parola di mio fratello, oltre che mamma, papà, Gianissa, ABBA, che significa, beh, in teoria se la cosa completa era cacco ABBA, però capitemi che scrivere cacco non è una cosa molto carina, quindi ho deciso di scrivere solo ABBA, che è anche come il soprannome che do io a mio fratello, quando lo chiamo Yari, ABBA, in queste maniere, vuol dire fragola. E ho deciso di avere una scrittura, mentre questa era molto più semplice, molto più giocosa, molto più da bambino, quella di Yari. Questa è più sinuosa perché voglio esprimere la leggerezza, la bellezza di mio fratello. E casualmente è uscito fuori che, se vedete bene, c'è l'infinito. Ed è una cosa bellissima. Questo è il significato dei miei
tatuaggi, mettete un like se vi è piaciuto, scrivetemi sotto il tatuaggio che vi è piaciuto di più, non scrivetemi che i miei tatuaggi non vi piacciono perché a me non interessa, ve lo dico già, potete giudicarmi su tutto ma sulle mie scelte personali così importanti che ho addosso no, quindi elimino il commento. E ditemi invece quale tatuaggio vi piace di più, quale tatuaggio volete farmi e niente, al prossimo video, ciao!